Paolo e Claudia, siamo i proprietari di Crudo Fish Bar, grazie al nostro partner ufficiale Pescato Mediterraneo, e abbiamo tre regole che seguiamo: il pescato del giorno, la stagionalità e soprattutto l'abbattimento, che garantisce la sicurezza ai nostri clienti. Oggi presenteremo un piatto giapponese e un'inversione di una zuppa shabu shabu, dove i commensali prendono la carne o le verdure e la immergono dentro questo brodo. Per realizzare questo piatto abbiamo bisogno di carote, cipolla, sedano, spinaci, scampi, gamberone, vongole, un branzino e uno scorfo. Iniziamo la preparazione. Prendiamo il nostro branzino, ce lo prepariamo con le incisioni per sfilettarlo. 3-4 mm che poi sarà messo crudo nel piatto. Non buttiamo le rische perché saranno quelle che ci serviranno per realizzare il brodo. Una volta sfilettato il pesce prendiamo carota, sedano e mezza cipolla. Aggiungeremo le rische e la testa del pesce e un filo d'olio. Il brodo più o meno dovrà cucinare 45-50 minuti. Nel frattempo che il brodo cucina, sgusceremo i gamberoni e gli scampi. Poi faremo un'incisione al centro, così quando poi andremo a versare il brodo avrà una cottura più interna. Scampi e gamberoni verranno cotti insieme alle vongole successivamente al vapore, dove posizioneremo i gamberoni, le vongole, gli scampi e alcune foglie di spinaci freschi. La cottura a vapore termina, ho creato dei sashimi con il branzino e lo scorfano che vanno a creare una rosellina. Aggiungiamo dei fiocchi di tonno essiccato. Spinacio fresco è per dare alla zuppa un po' di sentore di ferrosità. La nostra zuppa shabu shabu è pronta e ora stiamo versando il brodo. Pescato e mangiato.